Bentrovati, editore della Pressa, con questo appuntamento in diretta di martedì. Oggi ancora una volta il dibattito si concentra sul tema del post-alluvione, delle risorse che dallo Stato arriveranno all'Emilia-Romagna per gestire appunto la ricostruzione dopo l'alluvione in Romagna. E su questo dibattito ormai, insomma, si può dire con un relativo grado di certezza, insomma, esce di scena nel dibattito sulla nomina del commissario, esce di scena la figura di Stefano Bonaccini. Con ogni probabilità, praticamente certamente non sarà lui il commissario che il governo sceglierà e a cui affidare i miliardi per la ricostruzione dell'Emilia-Romagna. La stima fatta dalla stessa regione Emilia-Romagna è di circa 9 miliardi di euro di danni. Non sarà Bonaccini per una serie di motivi, insomma, sono stati elencati anche in questi mesi, anche da osservatori esterni, ma non lo sarà soprattutto perché le critiche al Presidente della Regione Emilia-Romagna arrivano oggi direttamente e con durezza da esponenti della maggioranza di governo di Fratelli d'Italia in particolare. Oggi si registra un intervento particolarmente duro da parte di Michele Barcaiuolo, che è senatore di Fratelli d'Italia, che usa parole che forse finora non erano mai state usate neanche dall'opposizione nei confronti di Bonaccini, quasi che Bonaccini fosse accettata, no? La sua narrazione che vedeva, che ha sempre così visto una descrizione positiva dell'operato di Bonaccini nelle emergenze, nel post-sisma in particolare. Quasi che venisse accettata questa ricostruzione anche da parte della opposizione, così non è. Così non è perché, insomma, ora l'attacco e la critica alla gestione delle emergenze in Emilia-Romagna, del sisma in particolare, è diretta e arriva con parole particolarmente dure. Il comunicato, per chi volesse, diciamo, l'articolo che riporta la nota ufficiale del senatore in questione, il modenese Barcaiuolo, lo può trovare sul nostro giornale www.lapressa.it, ma alcuni stralci ne danno il senso. Dice Barcaiuolo: il commissario post-sisma Bonaccini ha gestito per 11 anni ingenti somme di denaro sperperando, uso la parola sperperando, fondi nazionali e lasciando parte delle richieste incompiute. Cita anche l'alluvione di Nonantola nel 2020 e dice che, ricorda, questo è un dato di fatto, lo ha detto anche il sindaco Nanetti, i rimborsi per molti ancora devono arrivare, per circa la metà delle vittime di quell'alluvione i rimborsi devono arrivare. Dice ancora Barcaiuolo: non sarà più ammissibile una mala gestione di questo calibro, dice mala gestione. E dice: l'incompetenza di chi amministra è evidente, sempre riferendosi alla guida, a chi guida oggi la Regione Emilia-Romagna, quindi Stefano Bonaccini in particolare. È un attacco evidentemente diretto, che mette a nudo anche dal punto di vista dei fatti alcune lacune dimostrate appunto dalla gestione dell'amministrazione dell'Emilia-Romagna, di questa amministrazione dell'Emilia-Romagna, che abbiamo spesso sottolineato e che sono sempre state coperte, ripeto, da una narrazione dove tutto andava bene, dove in qualche modo l'Emilia-Romagna era la regione modello. Così non è. È chiaro che in questa descrizione, in queste parole così nette di Barcaiuolo, tra l'altro pronunciate forse con questi toni anche per la prima volta dallo stesso senatore, mala gestione, sperpero di fondi nazionali, incompetenza di chi amministra. Ecco, i toni sicuramente nuovi vanno anche inseriti in un contesto politico e di scontro evidente. Forse per la prima volta Fratelli d'Italia, che è di fatto il partito che guida il centrodestra, immagina di poter così scardinare un sistema di potere che in Emilia-Romagna è tale da sempre, nel senso che la gestione. La guida della Regione Emilia-Romagna è sempre stata in mano al centro-sinistra. E forse anche in questo modo si dice: no, questo modello di governo non è perfetto, anzi, merita queste critiche e si può provare, al di là della gestione del post-alluvione, che come ho detto non andrà certamente il commissario non sarà certamente Stefano Bonaccini, però al di là della ricostruzione post-alluvione si può immaginare un modello di
governo diverso, e esiste anche per gli elettori, per i cittadini emiliano-romagnoli, un'alternativa. Questa è la chiave di lettura politica rispetto alla nota di oggi, ed è una chiave di lettura politica che rappresenta in qualche modo una novità, se si pensa che tutto sommato all'inizio del 2020, quando si andò alle elezioni in Emilia-Romagna, la sfidante di Bonaccini, Lucia Borgonzoni, tutto sommato partì già con gli sfavori del pronostico, visto il profilo, nonostante in quel periodo il profilo, diciamo, ho detto visto il profilo, visto il profilo che non era ritenuto da molti all'altezza rispetto a quello, alla potenza di visibilità che aveva Bonaccini, soprattutto in termini, ripeto, di visibilità e di narrazione positiva. In quel momento il traino del centrodestra era la Lega, si scelse quel candidato, però insomma, fin da subito si capì che poco si poteva fare. Forse questa volta il cambio di passo c'è, si vuole Fratelli d'Italia, vuole provare a far immaginare, insomma, a far pensare ai cittadini che un'alternativa rispetto a un monocolore continuo è possibile. Questo è un discorso politico che corre in parallelo, ma si stacca da quello puramente legato al tema della ricostruzione delle risorse, perché sono due temi diversi, e il secondo non può essere dimenticato, ed è correttamente, va correttamente detto che chi deve gestire quelle risorse, quei miliardi che arriveranno dal governo, non può essere, questo è, non è un discorso politico ma è di buon senso, non può essere chi ha di fatto amministrato continuativamente in prima persona negli ultimi 8 anni, ma la sua corrente politica da sempre. Il territorio che ha subito quel genere di alluvione, un'alluvione che ormai è sotto gli occhi di tutti, non ha solo responsabilità divine legate al cambiamento climatico, legate al fato, ma ha responsabilità politiche in termini di una mancata manutenzione del territorio. E quindi, lo ribadisco, insomma, è evidente, ha una logica stringente, non politica, quella di non affidare a chi ha gestito finora il territorio il tema della ricostruzione stessa. Questo succede in Emilia-Romagna. Se noi caliamo il discorso emiliano-romagnolo, quindi anche questa nuova verve, per usare così una parola fuori dalla politica, di Fratelli d'Italia, no? E anche del centrodestra rispetto alle critiche mosse verso la regione, e anche questo superamento di una sorta di sudditanza, no? di accettazione di una logica della lesa maestà che finora aveva contraddistinto i rapporti tra centrodestra e centrosinistra in Emilia-Romagna. Questo succede rispetto all'Emilia-Romagna e alla regione. Ancora invece una strada bisogna farla per quanto riguarda le due province che in Emilia-Romagna mai hanno cambiato colore in questi 70 anni, che sono Reggio e Modena. Bologna ha avuto la parentesi, lo sappiamo, di Guazzaloca, però insomma Reggio e Modena davvero sono enclavi di un potere di centro-sinistra ininterrotto. Ecco, da questo punto di vista, sulle elezioni modenesi, che come sappiamo arriveranno prima di quelle regionali, ancora insomma la strada per creare un'alternativa di governo a partire dalla formazione della squadra, a partire dall'individuazione del candidato, a partire da una critica anche stringente e aperta all'amministrazione uscente, al di là di alcuni temi particolari su cui Fratelli d'Italia ad esempio si è concentrata, ma anche la Lega, come ad esempio la gestione dei rifiuti, dicevo, su tutto questo, sulla creazione di un'alternanza, forse a Modena rispetto all'Emilia-Romagna c'è ancora molto da fare, a testimonianza che forse, e questa è l'ultima chiave insomma di una lettura politica a oggi, in questa vigilia d'estate, questo inizio d'estate, non vigilia di vacanze, una chiave di lettura potrebbe essere quella che forse il centrodestra proverà davvero questa volta a scardinare un potere ininterrotto regionale, ma forse nelle province da sempre di centro-sinistra ancora non ha le forze, probabilmente ci proverà, ma farà ancora, insomma, risulta non con qualche, insomma, qualche metro di distanza rispetto agli avversari sul tema appunto delle amministrative. Vedremo se sarà così. Noi
lo continueremo a raccontare. Oggi raccontiamo un pezzo che è importante, che è quello appunto del tema della ricostruzione post-alluvione, e diciamo con un'alta dose di probabilità, se non certezza, che il commissario per la ricostruzione non sarà Stefano Bonaccini, ed è di per sé una notizia, soprattutto calcolando che all'indomani dell'alluvione stessa Bonaccini stesso si stupì di non essere ancora stato nominato tale. Ci rifermiamo qui, noi ci ritroviamo martedì prossimo, sempre con questo appuntamento in diretta, per tutti gli aggiornamenti, per chi volesse, rimandiamo al nostro giornale www.lapressa.it. Ringrazio come sempre tutti i lettori e ci rivediamo tra una settimana.